io mi ricordo soprattutto questa sorta di, no, non so come spiegarla, di aurea, di potenza intorno alla sua figura, ma non perché chissà che facesse, proprio per il rispetto che avevano tutti quanti nei suoi confronti. Dopo la morte del diavolo, dal web emergono gli omaggi degli ultras di tutto il mondo. Respect from Egypt, respect from Tunisia, respect from Red Star. Lui era in grado, veramente era un personaggio carismatico, straordinario, straordinario. Respect from Chelsea Idaners, respect from Amarby Ultras. Che era uno che comunque per la Lazio si sarebbe tagliato un braccio. Respect from Ultras in Mazighen, Morocco. Respect from Ofi Crete. Respect from Algeria Ultras Imperia. Se la curva non cantava come voleva, interveniva anche lui e si faceva sentire, e tutti quanti strillavano sicuramente un po' più forte, quindi aveva un carisma veramente forte. E credo che tutti quanti lo hanno rispettato in maniera giusta dentro quella curva. Respect from Hungary, respect from Istanbul, respeto, fan Brasil Crusade. Lui non so neanche come faceva. Ci lavorava 24 ore al giorno per la Lazio, per le coreografie. Infatti, secondo me, ha seminato molto bene, perché oggi è rimasto comunque un gruppo che è passato, è cambiato il simbolo, non si chiamano più irriducibili, ma si chiamano Ultra, però comunque qualcosa di Fabrizio rimarrà sempre in quella curva, perché era veramente ben organizzata. C'eravamo, ci siamo e ci saremo sempre, eternamente degni. Fabrizio sarà sempre in Curva Nord, eternamente degno di essere stato il pilastro unico. Ciao Fabrizio e grazie per aver reso la Curva Nord unica e la più bella del pianeta. Insomma, io credo che sia stato uno dei capi veramente più seguiti. Amici e nemici, tifosi e poliziotti, tutti quelli che lo hanno incrociato per un qualche motivo hanno riconosciuto in Fabrizio Piscitelli un uomo al di fuori del normale, capace di trascinare folle e gestire ogni tipo di situazione. Capotifoso e guida dei suoi fedelissimi anche fuori dallo stadio, consapevole della sua leadership e del suo carisma. Un uomo, come scriveranno in curva nel giorno dell'ultimo saluto, prendendo in prestito la frase di una canzone di Franco Califano, che se muore non ci credere, perché è capace pure di rinascere. Il suo nome è Fabrizio Piscitelli, ma tutti lo chiamavano Diabolik. Sono Francesco Acquaroli e questo è Un uomo chiamato Diabolik, un podcast di Cora Media scritto da Giovanni Bianconi e Mauro Pescio. La fede è, insieme alla speranza e alla carità, una delle tre virtù teologali. Quelle virtù che non possono essere ottenute con il solo sforzo umano, ma sono infuse nell'uomo dalla grazia divina. La fede non ha logica, non si può mettere in discussione, è qualcosa di impossibile e persino superfluo da spiegare. E non è un caso che spesso si parli di fede calcistica, per indicare l'appartenenza ad una squadra di calcio. Di quel particolare tipo di fede, Fabrizio Piscitelli è stato una specie di profeta che ha rivelato agli ultras non soltanto della Lazio, ma di molte curve d'Italia ed Europa, la strada da percorrere. E proprio come la fede religiosa, anche la fede calcistica ha una sua narrazione simbolica ben scandita. Se i primi cristiani erano costretti a riunirsi nelle catacombe a celebrare i loro riti per sfuggire alle persecuzioni, anche il racconto degli ultras può cominciare con un gruppo di persone che soffrono per la loro condizione. Buonasera, apriamo questa edizione del TG1 con le altre notizie apprese sul luttuoso incidente accaduto allo Stadio Olimpico di Roma, dove uno spettatore è morto colpito al volto da un razzo sparato da una persona ancora sconosciuta.
Domenica 28 ottobre 1979. Il primo derby della capitale di quel campionato si disputa in casa della Roma. Intorno alle 13.30 un razzo di particolare potenza è partito dalla curva sud ed ha raggiunto, attraversando tutto lo stadio, la curva nord. Lì ha colpito al volto un tifoso, Vincenzo Paparelli, di 33 anni. Quel giorno Vincenzo arriva allo stadio olimpico insieme a sua moglie con largo anticipo e si mettono comodi nella metà alta della curva nord. Nel frattempo, nella curva opposta, la curva sud, quella romanista, un diciottenne insieme a due coetanei è riuscito a portare sugli spalti tre razzi antigrandine. Nel trambusto che precede la partita, cominciano a lanciarli, sparandoli verso la curva della Lazio. Un primo razzo oltrepassa il campo, la curva nord, e finisce all'esterno dello stadio, dove ferisce un tifoso. Il secondo razzo ha una traiettoria meno parabolica, attraversa il campo da gioco e finisce dentro la curva nord. Vincenzo Paparelli sta mangiando un panino quando il razzo lo colpisce in faccia. Solo dopo aver perforato l'occhio sinistro, il razzo esplode. Il medico in servizio quel giorno allo Stadio Olimpico, il primo a soccorrere Paparelli, dice: non assomigliava neanche a una ferita di guerra, era molto di più. Per Fabrizio Piscitelli, la morte di Vincenzo Paparelli segna uno spartiacque. C'è un prima e c'è un dopo. Secondo il suo racconto, prima dell'omicidio, i tifosi laziali erano poco rispettati, considerati dalle curve avversarie alla stregua di conigli, sempre pronti a scappare di fronte alla violenza e al pericolo. E Gabriele Paparelli, figlio di Vincenzo, ricorda quanto la morte del padre avesse influenzato Diabolik. Non nego che mi diceva sempre che dopo quel fatto provava una grande rabbia nei confronti dei tifosi romanisti, quello sì, ma del resto, come mi hanno sempre detto tutti i tifosi laziali, è un sentimento che soprattutto lui, che comunque era un po' più grande e ha vissuto quel periodo del dramma di mio padre, e quindi gli ha cambiato un po' la vita, come è cambiato del resto il mondo ultra dopo quel tragico evento. Nella storia della Lazio e dei suoi tifosi, durante gli anni 70 si alternano sconfitte e vittorie. Dalla retrocessione in Serie B del 1971 alla vittoria del primo scudetto nel 1974. Ma ai successi sul campo si aggiungono tragedie che contribuiscono a cementare il senso di appartenenza. Nel dicembre 1976 muore di cancro Tommaso Maestrelli, l'allenatore dello scudetto. E poco più di un mese dopo, a gennaio del 77, Luciano Rececconi, uno dei suoi calciatori simbolo, viene ucciso da un colpo di pistola all'interno di una gioielleria. E nel 1979 la drammatica fine di Vincenzo Paparelli. Beh, per mio padre, per loro rappresentava una bandiera, un qualcosa da difendere, un tifoso, uno di loro. Quindi come ancora oggi, Vincenzo Paparelli per i laziali è uno di famiglia, è rimasto uno di famiglia e resterà sempre uno di famiglia. Gli anni 70 per Fabrizio Piscitelli sono soltanto un ricordo di ragazzino. Nel 1979 ha appena 13 anni, ma è già abbastanza grande per capire e schierarsi. E nel 1980, come racconterà lui stesso con orgoglio, una decina di noi, la nostra generazione, ha deciso di riportare in alto il nome dell'Ultras della Lazio. Un salto generazionale che arriva a compimento qualche anno più tardi, quando, insieme a quel gruppo ristretto di tifosi amici, fonda il gruppo degli Irriducibili. Il 18 ottobre 1987, durante un anonimo Lazio-Padova in Serie B, compare per la prima volta in curva nord lo striscione Irriducibili. Dietro lo striscione un centinaio di bandiere a scacchi biancocelesti. Prima della partita
distribuiscono un volantino per spiegare ai tifosi i motivi della nascita del nuovo gruppo. Autonomia, indipendenza, nessun condizionamento e nessun controllo. Sono ancora pochi, ma vengono da subito guardati con il rispetto che cercano. Come le altre religioni, anche la fede di cui Fabrizio è il profeta ha i suoi riti. Il treno è il mezzo di trasporto più utilizzato per le trasferte. E quando crescerà, guadagnerà e potrà permettersi spostamenti più comodi in macchina o addirittura in aereo, Diabolik continuerà a viaggiare sugli stessi vagoni insieme agli altri ragazzi della curva. Ma il rito prediletto è lo scontro, in casa come in trasferta. Si fronteggiano i sostenitori delle squadre avversarie. Ovviamente, cercare i feriti dall'altra parte è un modo per tenere alto il nome della Lazio e dei suoi tifosi. Ma i nemici preferiti sono le guardie, per via della loro evidente superiorità. Gli scontri tra ultras vanno bene, però nella narrazione di Diabolik è il corpo a corpo con le forze di polizia che fa sentire lui e i suoi seguaci ancora più vivi in un mondo di morti. Perché le guardie sono armate di tutto punto, mentre i tifosi le affrontano a mani nude, al massimo con le cinghie. Questo è il viale dove venivamo a fare incidenti contro i tifosi ospiti. Sì, perché qui vengono i tifosi ospiti, no? L'ultimo derby è successo con la polizia. Sì, perché? L'ultimo derby la Digos ha pensato bene di perquisire e portare via dei nostri ragazzi tre ore prima del derby. Quindi ci sono stati 40 minuti di scontri in curva. 40 minuti di scontri in curva giustificati da questa situazione. Ci possono essere molti modi per sfuggire alla noiosa convivenza con se stessi e forse il tifo estremo è uno di questi modi. Cioè niente, loro se dovranno studiare il motivo dei cazzi loro, però cioè, a sto punto pure noi guardandosi in faccia il dovere nostro è far tifo, perché non posso rischiare di andarsene qui. Per una volta proviamo a non guardare un fenomeno sociale come questo attraverso la lente deformante degli stereotipi. Forse non basta utilizzare un'etichetta moralista accontentandosi di marchiare gli ultras come violenti, perché quel tipo di violenza deve avere una motivazione, un'origine e persino un senso, soprattutto se diventa un rito accettato e praticato su larga scala e pressoché a tutte le latitudini. Infanzia, rapporti con i genitori, inadeguatezza della scuola, contesto storico e sociale in cui si è vissuti, scarsa cultura e modelli discutibili, opportunità mancate e ribellismo giovanile. Se volessimo dare una lettura tranquillizzante del mondo ultras, basterebbe mettere in fila questi elementi. Ma il mondo ultras in tutta Italia comprende decine di migliaia di persone. Sarebbe impensabile che tutti avessero lo stesso passato e le stesse motivazioni psicologiche. Poi il mondo ultra è particolare, io ripeto non faccio parte di quei meccanismi che hanno loro, che a volte è anche difficile da comprendere sicuramente dall'esterno. La chiamano mentalità ultras, è un modo estremo e totalizzante di vivere il tifo per la propria squadra, che non è fatto solo di violenza, ma può portare a gesti e azioni incomprensibili per il mondo chiuso fuori da quel recinto. La mentalità ultras prevede regole e codici particolari, a cominciare dalla fedeltà alla bandiera, alla parola data e a chi è schierato al tuo fianco.
e può catturare chiunque, senza distinzione di censo o provenienza sociale, come dimostrano le origini molto comuni e non certo disagiate di Fabrizio Piscitelli, persino sorprendenti rispetto a tutto quello che è successo dopo. Figlio di un ispettore di polizia e di un'impiegata al Ministero della Giustizia, Fabrizio cresce con genitori molto religiosi, insieme a una sorella maggiore e un fratello più piccolo. Frequenta l'oratorio e poi il liceo classico e contemporaneamente la curva laziale dello Stadio Olimpico. Una passione nella quale riverserà tutto il suo carisma e che diventerà parte integrante della sua vita. Insieme alla nuova famiglia che mette su con Rita, la ragazza di cui si innamora quando ha poco più di 20 anni. Una famiglia solida, alla quale dedica tutto se stesso, senza però abbandonare la Lazio e gli ultras raccolti intorno al suo gruppo. Gli anni 90 sono stati un nuovo rinascimento per le curve ultras e Diabolik ne è uno dei massimi protagonisti. Nel 2002 anche un monumento dell'informazione internazionale come la BBC dedica un'intera puntata di una serie sui tifosi agli irriducibili e in particolare a Fabrizio. Questo è il nostro regno, è la curva nord. Quanti anni che vivi di qua? Ma io ho 22 anni di militanza allo stadio di curva. The Olympic Stadium, home to both Lazio Football Club and its arch rivals Roma. Fabrizio is Lazio's most powerful fan. Fabrizio, irriducibili. Vabbè, dici irriducibili. In Italy, football hooligans are called ultras. Fabrizio is the leader of the Lazio ultras, known as the irriducibili or the unbeatables. Nel documentario della BBC si parla di violenze e scontri, di treni e stazioni devastate, di estremismo di destra, di rapporti con i calciatori e con la società. Ma nel racconto del reporter, alla fine, sopra tutto e tutti, c'è lui, Fabrizio Piscitelli. Ma come mai avete tutto questo potere? Come potere? Non lo so, cioè non è, che è potere questo? Ma... il potere ce l'hanno i politici. Ma il potere come... se vuoi andare a vedere i giocatori, puoi andare a vedere i giocatori. E certo. Vabbè, perché a Londra non è così. No. Non ti fanno... no, niente. Ah, durante la settimana non puoi andare a vedere gli allenamenti? Niente. Forse sì, ma non è che puoi andare... postare... Vabbè, ma ci saranno dei capi tifosi che potranno andare a accedere... No. Ah, no. Nella tradizione del pensiero occidentale, economia e religione, materialismo e spiritualità si sono sempre concepiti come poli opposti. Eppure basta andare a fare una passeggiata accanto al Vaticano o accanto alla grande chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo per accorgersi che fede e business non sono così lontani. Il merchandising legato al culto è un'enorme fonte di reddito. E come ogni culto, anche quello dell'ultras ha un merchandising dedicato. Inizio praticamente la conoscenza con le tifoserie da stadio perché vado a dirigere il secondo distretto di polizia. E qui ho praticamente da una parte i romanisti col gruppo forte dei boys che faceva capo a Zappavigna e dall'altra parte gli irriducibili che faceva capo appunto a Diabolik. E la cosa immediatamente strana che noto nel momento in cui vado lì, che praticamente all'ingresso della curva nord dello stadio c'era montato un banchetto che vendeva sciarpe e cappellini. Che inizialmente mi domando pure perché, insomma, quindi il primo contatto ce l'ho proprio con lui, chi è il capo qui, che è sta roba, un bel affarista, insomma, ed era una cosa regolare. All'epoca poi, diciamo, per la pace diciamo, dello stadio, per la pace della curva, insomma, tutto sommato, cioè, non è che mi interessasse granché. L'ex funzionario di polizia Antonio Del Greco ricorda il suo primo incontro con Piscitelli al tempo in cui la Lazio, guidata dall'imprenditore Sergio Cragnotti, è una squadra molto ambiziosa,
dove giocano molti tra i più forti calciatori dell'epoca. Ha assunto una fisionomia chiara. Casiraghi raccoglie il suggerimento di Boxic e segna la prima delle 8 reti della Lazio. La Lazio in campo e gli irriducibili in curva crescono nella considerazione pubblica e cresce anche il giro del merchandising. No, praticamente che succedeva? Lui gestiva delle attività che producevano abbigliamento della Lazio. Il tifo per la Lazio diventa anche un business e Fabrizio, insieme ad altri irriducibili, fonda prima il marchio Original Fans e poi crea il marchio Mr. Henrik, il logo dell'uomo in bombetta che tira un calcio, accompagnato dallo slogan «Quelli che il calcio te lo danno in bocca». Con un istinto straordinario, Diabolik e il suo gruppo creano un forte senso d'appartenenza anche attraverso il dress code che il tifoso laziale deve seguire. Stampano migliaia di volantini in cui spiegano che il tifoso laziale si deve distinguere dagli altri anche per lo stile. Il volantino detta regole precise. La sciarpa legata al braccio non la portano i laziali. I laziali hanno le sciarpe ufficiali del gruppo a bande bianche e celesti o in stile popular. Le tute o il borsello in curva non le indossano i laziali. Occhiali da sole? Solo Ray-Ban o Persol. Giubbotti? Bomber? Militari? Barbour? Scarpe? New Balance? Clarks? O al massimo le Adidas? Pantaloni? Tutto ciò che è un taglio classico. Superato, il pallone gonfia la rete per la quarta volta e lo fa anche una quinta al 57esimo. Il merito adesso è di Boxic. Il sole illumina solo la Lazio. All'82esimo Casiraghi realizza il suo terzo gol personale. Il sesto per la sua squadra. Un raggio accompagna la sua corsa verso il record personale di gol segnati. Era uno squadrone, quindi c'aveva 6 enormi investimenti da parte del presidente, insomma, giocatori tipo Crespo, gente che veniva pagata 90-100 miliardi, insomma, siamo quel periodo lì, Lazio fortissima, e questi erano i periodi, insomma, di riferimento. E quindi, così come era forte la Lazio, era forte pure la tifoseria, che c'aveva in mano veramente un potere enorme. Mr. Henrik diventa la griff molto riconoscibile che ogni tifoso può esibire su sciarpe, bandiere, guanti, cappelli, accappatoi, camicie, giubbotti, t-shirt, libri, spille, accendini e portachiave. Viene prodotto persino un CD con il coro Non mollare mai, che vende 15.000 copie. Così Fabrizio, che nel frattempo è diventato anche un imprenditore, per stare sempre vicino alla sua Lazio, tutte le estati porta la famiglia in vacanza là dove la squadra svolge il ritiro precampionato. L'amore del tifoso, predica Diabolik, è per la maglia. Ma ci sono calciatori che entrano nel cuore più di altri perché diventano loro stessi bandiere. O per i quali c'è una sintonia particolare. Allora, abbiamo una telefonata dall'Inghilterra addirittura, sì, vediamo un po' chi è. Allora, sentiamo, pronto? Hi, Paul. Who's speaking? I David, you remember? Uno di questi è Paolo Di Canio, ospite della trasmissione Lazialità di Teleroma 56, quando riceve in diretta una telefonata. Dopo aver visto queste immagini, davvero, eh. Ma chi è, Diablo? Ammazza, come parli in do you remember me? Come stai, oh? Come stai? Siamo sentiti un'ora fa. Diabolik scherza al telefono in trasmissione con uno dei calciatori più rappresentativi della Lazio degli ultimi 30 anni. Forse anche per le stesse dichiarate tendenze politiche di destra. Diciamo, io perlomeno l'esperienza romana, che poi, diciamo, è un'esperienza quasi nazionale, perché poi dopo, quando venivano gli altri, insomma, mi accorgevo, tranne pochissime curve che erano, diciamo, caratterizzate dal colore rosso, le altre erano tutte quante, la stragrande maggioranza, che il 90% delle curve sono tutte quante di destra forte, insomma. La curva nord non c'è mai stata lì colorazione diversa. Negli anni 90 in curva nord, ma non soltanto lì, appaiono le croci celtiche, le svastiche, gli striscioni coi caratteri runici. E Fabrizio Piscitelli dà istruzioni al suo gruppo di ultras su come confezionarli. Questo è l'alfabeto runico, non c'è niente di runico, sarebbe inerente al periodo gotico, capito? Eh? No, è tutto inerente a questo, su stessa, no, leva la certa, non c'è niente la certa, questo è proprio l'alfabeto. Aumentano gli insulti di stampo razzista verso gli avversari.
In curva si canta l'inno anticomunista Avanti ragazzi di Buda. Gli inni fascisti Boia chi molla e Bombe a man e Carezze col pugnal. Ma queste tendenze e appartenenze non impediscono a Fabrizio Piscitelli di trattare, davvero capitano, con chi gestisce l'altra parte della barricata, i responsabili delle forze dell'ordine. Però lui all'interno dello stadio non rappresentava una minaccia, non era un personaggio cattivo per intenderci. All'epoca insomma, si parlava con loro, quindi si cercava di trovare una mediazione. E lui era sempre molto molto disponibile. Il dottor Del Greco, per lungo tempo responsabile dell'ordine pubblico allo Stadio Olimpico, è stato un interlocutore di Diabolik. Quando in quel periodo c'era un'assoluta divieto da parte delle forze dell'ordine di entrare nelle curve, perché l'entrata nelle curve significava dichiarazione di guerra praticamente, e lui riusciva in certe circostanze a farci dare, per esempio, palestrana di ste cose, no? Ci consentì di entrare nella curva, però purtroppo quelli erano altri tempi. Nessuna collaborazione né tradimento della causa, come qualcuno potrebbe pensare, solo la consapevolezza di doversi confrontare con l'avversario prima della sfida. Ci vedevamo a un bar, ci vedevamo una cosa, non è che facevamo chissà quali incontri segreti, insomma, stabilivamo due o tre regole d'ingaggio, e una volta che le regole erano approvate dall'una e dall'altra parte, si viveva la partita tranquilla. Le regole da approvare rientrano in quelle mediazioni inevitabili quando ci si immerge in determinate situazioni. Devo necessariamente trovare un punto di equilibrio, no? che vale per me e vale per lui. In fondo a me che cosa interessa? Interessa che l'ordine pubblico sia sereno, quindi che la gente possa andare allo stadio senza incidenti, senza lacrimogeni, senza scontri e senza accoltellamenti. Per ottenere questo ovviamente devi cedere qualcosa, e quindi cedere qualcosa significa scendere un pochettino a patti con questi soggetti, consentire determinati accessi, cioè essere un pochettino più blando nel controllo, ecco, nel momento in cui entrano nello stadio, essere un pochettino più permissivi e non particolarmente invasivi nel tipo di controllo. Ecco, a queste richieste c'era poi un atteggiamento da parte nostra e da parte loro, ovviamente più come veniva meno uno dei due elementi, c'era lo scontro. Ogni volta che c'è lo scontro c'è sicuramente qualche elemento che è venuto meno, qualche patto che è venuto meno tra le due parti. E Diabolik in questi contatti si è sempre comportato lealmente, fermo nelle richieste, ma mostrandosi come un garante di cui ci si poteva fidare. Cioè, io non ho mai avuto con lui uno scontro. A un certo punto ci siamo alzati e ci siamo detti vabbè, da domani in poi è guerra. E diciamo che quando magari non si rispondeva a qualche convocazione, evidentemente c'era aria di baruffa, e quindi in quel momento non mi poteva dare assicurazioni, e quindi evidentemente mi aspettavo che poi nel giorno della partita succedessero gli scontri, cosa che puntualmente avveniva. Diabolik stesso nel 1999, in un'intervista, diceva: io lo dico a tutti quelli che me lo chiedono, noi siamo come Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Diabolik non parla solo di sé, del suo gruppo e della sua curva, ma di un pianeta più vasto, troppo in fretta liquidato come fenomeno delinquenziale e degradato. Ma io nell'attività parlamentare, nel corso di dal 96 in poi, mi sono sempre occupato, essendo frequentatore di curva, in questo caso d'altra parte, d'altra sponda, giallorossa, ma mi sono sempre occupato un po' delle vicende delle tifoserie delle curve, con la consapevolezza che il mondo delle curve è stato oggetto negli anni di una criminalizzazione immotivata, esasperata e al limite del rispetto della Costituzione. Paolo Cento è stato un militante dell'estrema sinistra, poi parlamentare dei Verdi e sottosegretario nel secondo governo Prodi.
Io rimango convinto che invece nelle curve c'è la società, come nel calcio c'è la società, ci sono le brave persone, ci sono le persone che sbagliano, però la curva è un luogo di grande passione, cioè io l'umanità che ho trovato in curva, in tante vicende che nella vita mi sono capitate davanti agli occhi, non l'ho trovata in altri pezzi della vita pubblica di questo paese. Pur essendo un grande tifoso della Roma e con idee politiche molto distanti da quelle professate da Fabrizio e da gran parte del suo gruppo, Paolo Cento offre una lettura del mondo delle curve diversa dal racconto al quale siamo abituati. Una lettura in cui risalta la passione sociale di Diabolik, della quale parla anche Gabriele Paparelli, figlio di Vincenzo, ucciso in Curva Nord nel 1979. Tanto più che poi ho conosciuto anche il lato veramente umano di Fabrizio, quello della solidarietà che ha avuto negli anni nei confronti delle persone, degli eventi che succedevano in tutta Italia, con raccolta fondi, con iniziative per le scuole, per gli ospedali. Si è dato sempre molto da fare per il sociale, raccolte di coperte, di cose per Amatrice, raccolta di alimentari, era un continuo, non c'era un momento specifico. Comunque la società ha sempre bisogno di qualcosa e lui era sempre sul pezzo, era sempre pronto lì ad aiutare chi serviva. Per tenere in piedi tutto il patrimonio che hanno creato, fatto di attività commerciali, solidarietà, politica, gestione della curva e molto altro, Piscitelli e gli altri leader degli Irriducibili hanno bisogno di estendere il loro raggio d'azione e aver maggior risalto. E per farlo hanno bisogno di entrare nelle case e parlare direttamente alla gente. E proprio in quegli anni c'è un mezzo potentissimo che esplode, quello delle radio private, tra cui alcune che si occupano essenzialmente o esclusivamente di sport. Non ci sono dati d'ascolto ufficiali, ma si tratta di un bacino potenziale di centinaia di migliaia di ascoltatori quotidiani. Diabolik è un ospite fisso in studio, e quando non è in studio, interviene al telefono durante le trasmissioni. Grazie alla radio, la sua sfera di influenza aumenta a dismisura e Fabrizio assume un potere sempre maggiore. Intanto, sul finire degli anni 90, la Lazio diventa una delle squadre più forti d'Europa. Nel 98 vince, dopo 40 anni, la Coppa Italia contro il Milan. La Coppa Italia edizione numero 50 invece va alla Lazio, che coglie il primo obiettivo di una stagione davvero spossante. Seguita pochi mesi dopo dalla Supercoppa Italiana contro la Juve. Il decimo possibile trionfo di Lippi diventa così il secondo di Eriksson in biancoceleste, dopo la Coppa Italia strappata al Milan 4 mesi fa. Un anno dopo, nel 1999, vince la Coppa delle Coppe. Finita! È finita! Conquista la Coppa delle Coppe, il suo primo grande trofeo, la Coppa delle Coppe per la Lazio. E 3 mesi dopo vince la Supercoppa Europea, uno dei trofei più prestigiosi della stagione, contro il Manchester United di David Beckham, lo Spice Boy. E l'arbitro pone fine alla sfida. La Lazio comincia la stragrande questa stagione trionfando nella Supercoppa Europea e battendo i cosiddetti invincibili. I Red Devils, il Manchester United, campione d'Europa, vincitore dell'ultimo campionato inglese, detentore della Coppa di... Il campionato 1999-2000 è molto avvincente. In testa si alternano per lunghi tratti Inter, Juve, Lazio e Milan. Si decide all'ultima partita, domenica 14 maggio. La Juve ha un vantaggio sulla Lazio di 2 punti e va a Perugia. La Lazio invece gioca in casa contro la Regina. La Lazio vince 3-1 e la Juve perde 1-0. La Lazio è campione d'Italia per la seconda volta nella sua storia. Quel giorno più di 80.000 persone con il fiato sospeso ed il cuore a mille seguono dagli altoparlanti dello Stadio Olimpico gli ultimi minuti della partita tra Juve e Perugia.
Quando l'arbitro fischia la fine, i tifosi all'unisono esplodono in una gioia irrefrenabile e tra di loro c'è anche Diabolik. Lo scudetto segna il punto più alto di quella squadra fortissima, ma, è storia risaputa, una volta arrivati in vetta inizia la discesa. Il vento per la Lazio e gli irriducibili gira. Le fiamme gialle hanno bussato la porta della tenuta di Acquaviva di Montepulciano ed hanno chiesto di Sergio Cragnotti, con il provvedimento di custodia cautelare spiccato dalla Procura di Roma per bancarotta fraudolenta, in mano. Sergio Cragnotti, l'imprenditore che ha preso a modello il Milan di Berlusconi per costruire una squadra fortissima, ha fatto il passo più lungo della gamba. Nel 2002 è costretto a dichiarare la propria insolvenza e nel 2004 sarà arrestato per il crack della Cirio. La Lazio prima viene affidata ad un traghettatore che cede i giocatori di maggior valore e nel 2004 un imprenditore romano, proprietario di due imprese di pulizia e sposato con la figlia di uno dei maggiori palazzinari di Roma, acquista la maggioranza delle quote per la cifra di 18 milioni di euro. Il suo nome è Claudio Lotito. Ma lei, io ti ringrazio e faccio veramente a favore all'allenatore. I miei colleghi che fanno allenatori fanno sempre un sacco da cazzate, quindi scusa che io mi faccio entrare con un euro, a chi vorrebbero, tu lo sai che c'è. Quando si entra la Lazio c'erano 1070 miliardi di debiti, e quelli che avevano vinto tutto, no? I giorni nostri. Allora, 1070 e stava ancora. La risposta della curva in quegli anni dimostra un attaccamento alla squadra al limite del sacrificio. Davanti allo spettro del fallimento, Fabrizio, attraverso la radio, sfrutta tutto il suo ascendente e, nonostante le delusioni, i tifosi rispondono con un entusiasmo che pare incrollabile. Nella stagione 2003-2004 sottoscrivono quasi 42.000 abbonamenti, un numero impensabile anche nelle stagioni dei trionfi. Ma con l'arrivo di Lotito, il rapporto tra la società e il gruppo di Diabolik cambia. Quando arrivai poi allo stadio ci fu poi il passaggio di presidenza dalla vecchia gestione a Lotito. Quindi Lotito la prima cosa che fa leva subito i biglietti, quindi guerra aperta con gli irriducibili. Una cosa che dura tantissimo nel tempo. Il rapporto con la società cambia. Cragnotti aveva sempre mostrato un'attenzione particolare per Fabrizio e il suo gruppo. Lotito invece interrompe ogni rapporto. Quando io sono entrato, dopo 3-4 giorni, la dirigenza dell'epoca mi disse che avrei dovuto incontrare i tifosi. La cosa che mi lasciò un po' perplesso è che dice: ma dove li incontriamo, qui a Formello o da un'altra parte? A che io dissi: guardi, facciamo una cosa, incontriamoli in mezzo alla strada. E detti un appuntamento davanti al cinema Adriano. Si sono presentati tre soggetti, e uno in arte si chiama Diabolik, si è presentato e mi ha detto: piacere Diabolik. E io ho detto: piacere Ispettore Ginco. Allora quello mi guarda e mi fa: come Ispettore Ginco? Eh sì, tu stai da parte dei lati, io sto da parte delle guardie. E lì lui mi ha fatto capire determinate cose, che un uso e costume di tutto il sistema, dove vengono dati biglietti omaggio per le trasferte, quello e quell'altro, vengono pagate le coreografie. Io chiaramente ho assunto una posizione di collaborazione e sono iniziate una serie di problematiche, eccetera. Diabolik e gli irriducibili avviano una fase di contestazione accanita nei confronti della nuova proprietà. E non la gestivamo più. Non la gestivamo più. Cambiò completamente da una forza che teneva sotto controllo e quindi gestiva e pilotava la curva, nel momento in cui nasce questa rivalità con la presidenza, quindi questa ostilità, cominciano le guerre, quindi battaglie fuori pazzesche, scontri durissimi, lanci di oggetti in campo, quindi multe, alzi, insomma, diciamo che ci fu un braccio di ferro veramente, veramente forte. I tempi delle vittorie in campo sono lontani e Fabrizio e gli altri leader degli irriducibili si mettono d'impegno per sensibilizzare anche i sostenitori più moderati contro il presidente Lotito. Da abili comunicatori alimentano la contestazione, pubblicano fanzine da distribuire allo stadio e soprattutto attraverso la radio sobillano i tifosi affinché Lotito lasci la presidenza. Mezzo di meta! Lotito, mezzo di meta! Mezzo di meta!
Ed è proprio in questo periodo turbolento che si inserisce una vicenda molto particolare, non solo per la storia della Lazio e per i suoi capotifosi, ma anche per la giustizia italiana. Dopo poco più di un anno dall'arrivo del presidente Lotito, si affaccia una cordata misteriosa, composta da un gruppo industriale straniero rappresentato dall'ex bandiera laziale Giorgio Chinaglia, che pare interessato ad intavolare una trattativa per l'acquisizione del pacchetto di maggioranza della Lazio. I tifosi si mostrano sensibili all'argomento e guardano con speranza a questa nuova trattativa. Allo stadio si torna a intonare cori in onore del centravanti del primo scudetto, che potrebbe diventare il futuro presidente. E anche questa vicenda, Diabolik non può che viverla da protagonista. Non voglio sostituirmi quindi ai giudici, loro fanno il loro lavoro. Io da parlamentare però allora, e oggi da cittadino, mi preoccupo quando il mostro viene sbattuto in prima pagina e non si capisce bene la sostanza per cui viene sbattuto in prima pagina. Un'inchiesta della Procura di Roma collega alcune presunte minacce recapitate al presidente Lotito con la scalata alla proprietà della Lazio tentata da Chinaglia e da un gruppo imprenditoriale di dubbia composizione che si fa scudo del suo nome. E il 13 ottobre del 2006, Fabrizio Piscitelli, insieme agli altri tre componenti del direttivo del gruppo Irriducibili, Paolo Arcivieri, Iuri Alviti e Fabrizio Toffolo, viene arrestato con l'accusa di tentata estorsione e aggiotaggio e tradotto nel carcere di Regina Coeli. Poi nel seguito del procedimento giudiziario, laddove pur ci sono state delle condanne, è comunque un teorema, nel senso che nasceva dal presupposto che un gruppo di ragazzi più o meno, come si dice a Roma, scafati, ammanicati, intelligenti, bravi, potessero mettere in discussione addirittura la proprietà di una società di calcio come la Lazio. Il carcere preventivo era assolutamente, a mio avviso, immotivato, non aveva alcuna giustificazione anche per la lettura di quello che leggevamo sui giornali. Nessuno poteva avere una condanna preventiva o poteva essere considerato cittadino di serie B solo perché era un tifoso di curva o un leader di una curva di tifosi. Il cittadino che va in curva va trattato come cittadino uguale agli altri. Se commette un reato ne risponde, ma non può avere una pena più grave o un trattamento peggiore perché è un cittadino da curva. Fabrizio Piscitelli esce dal carcere nel febbraio 2007, dopo uno sciopero della fame e in precarie condizioni di salute, e viene messo agli arresti domiciliari. Gli altri li otterranno solo in seguito. In totale, Diabolik, Arcivieri, Toffolo e Alviti hanno scontato 26 mesi di custodia cautelare, che suonano come l'espiazione di una condanna preventiva. La sentenza di primo grado arriva ad oltre 8 anni di distanza dagli arresti, nel gennaio 2015, quando a Fabrizio viene inflitta una condanna molto più lieve di quella chiesta dall'accusa. 3 anni e 3 mesi di detenzione per la tentata estorsione, mentre i pubblici ministeri volevano 8 anni. Assoluzione piena, invece, dall'accusa di aggiotaggio. Al di là delle singole responsabilità, ma che c'era un atteggiamento sproporzionato rispetto ai fatti è apparso evidente da subito. In questo caso, certamente, questi 4 indagati, poi condannati in primo grado con pene molto minori rispetto alle previsioni dei reati e di cui oggi il processo ancora non sappiamo l'appello come va avanti, dimostra che forse sono stati vittime di un clima anche mediatico che era stato creato su di loro eccessivo. Il processo ancora oggi, nel 2021, a 15 anni dall'apertura delle indagini, è fermo alla sentenza del 2015. La procura non ha fatto appello, nonostante le condanne molto più basse di quelle richieste e l'assoluzione per uno dei 2 reati contestati. Il giudizio d'appello chiesto dagli imputati non è stato fissato. In un libro che ha intitolato A testa alta, lotte, passioni e emozioni di un vero irriducibile, Paolo Arcivieri, uno dei 4 imputati, ha ricostruito dal suo punto di vista l'indagine a carico degli ultras.
Penso che la nostra detenzione sia stata ispirata da un'idea del tipo: intanto li leviamo di mezzo, poi vedremo se sono innocenti. E ancora nel 2019, Yuri Alviti, durante un collegamento in radio, ha ribadito che una volta ottenuto l'obiettivo di decapitare gli ultras, non si è più reso necessario accertare davvero come sono andati i fatti. Perché a me qui mi sorgono pure i dubbi e mancano solamente 2 anni e fa tutto in prescrizione. Ma io, signori miei, a sera prescrizione, che sono tutti mantelli a piastra, io non la voglio. Io voglio fare un processo e gli altri imputati, un processo equo, dove dicono le verità, dove le verità devono uscire fuori. Ma la vita di Fabrizio Piscitelli è piena di svolte a gomito. È una matassa in cui trovare il capo sembra davvero un'impresa. La sentenza di primo grado per il tentativo di scalata alla Lazio e la presunta tentata estorsione allo Tito arriva nel gennaio del 2015. 2 mesi dopo arriverà invece l'assoluzione per un'altra presunta estorsione all'ex presidente della Lazio Cragnotti. Ma una settimana prima della sentenza allo Tito, Fabrizio ha ricevuto un'altra condanna. Stavolta a 4 anni e 8 mesi per un traffico di droga, per il quale il 24 ottobre del 2013 era stato arrestato dopo un mese di latitanza. Απόλλων Λάτσιο στο γήπεδο Γάσιπι, 5 8 το βράδυ. Quella sera del 24 ottobre 2013, la Lazio affronta l'Apollon Limassol in Europa League. La partita finirà 0-0 e non passerà alla storia. Ma anche se è latitante, Fabrizio Piscitelli decide di non perdere l'occasione di guardarla in compagnia della moglie e altre persone fidate davanti a una pizza ordinata per l'occasione. Noi, per avere la certezza, quando entra il ragazzo delle pizze, facciamo infiltrare una sola persona. Quella persona lascia il cancello aperto e fa entrare altri 2 o 3 militari. Non potevamo entrare in 50 perché non sapevamo se ci fosse o meno Fabrizio Piscitelli in quel momento. Volevamo soltanto avere la certezza. Quando il ragazzo delle pizze sale le scale, individuiamo la porta. Quando esce il ragazzo con le pizze, ascoltiamo. Ci avviciniamo fisicamente con le orecchie vicino al muro, cerchiamo di sentire. Stavamo ascoltando la partita da Lazio, effettivamente. E si sentiva la voce di Fabrizio Piscitelli che commentava le azioni. Avevamo fatto entrare di dentro i ragazzi che avevano intercettato Fabrizio Piscitelli per lungo tempo, quindi erano molto allenati a riconoscere la sua voce. Ma avevamo la certezza che ci fosse Fabrizio Piscitelli lì dentro. A quel punto dovevamo soltanto decidere il momento di entrare. Non avevamo il problema che Fabrizio Piscitelli potesse scappare in qualche modo, perché l'unica porta da cui si poteva entrare e uscire era quella di ingresso. Però per avere il maggior effetto sorpresa abbiamo immaginato che, siccome c'erano 5 persone, a fine partita qualcuno sarebbe tornato a casa perché non potevano dormire tutti lì. Così è stato. Quando è finita la partita è stata aperta la porta e noi abbiamo fatto irruzione. Un uomo chiamato Diabolic è un podcast di Giovanni Bianconi e Mauro Pescio, prodotto da Cora Media. La voce narrante è di Francesco Acquaroli. Sound design e musiche originali di Luca Micheli. Montaggio e finalizzazione di Guido Bertolotti. La supervisione editoriale creativa è di Pablo Trincia. La producer è Valentina Meli. Il fonico di studio è Jacopo Lattanzio. Ringraziamo Radio Radicale per i contributi audio dei processi.